C'è un interrogativo tra i tanti che corrodono la mente dell'uomo. Che cosa c'è oltre la materia? Una domanda questa che ci porta per necessità a esplorare nuove frontiere della conoscenza, al di là di ciò che è misurabile e quantificabile. La scienza ci offre una mappa della realtà, ma oltre i confini del conosciuto c'è un territorio inesplorato che si chiama spiritualità. Quando parliamo di spiritualità, spesso ci sembra di entrare in un mondo separato dalle leggi fisiche che governano l'universo. Tuttavia, se ci fermiamo a riflettere, potrebbe esserci una connessione più profonda, una fisica della spiritualità che ancora non comprendiamo pienamente. Vi invito a seguirmi in questo ragionamento. Una delle critiche più comuni alla scienza riduzionista è che essa si limiti a ciò che è misurabile e osservabile. Tutto ciò che sfugge alla bilancia e al righello, tutto ciò che appartiene all'immateriale è spesso ritenuto indegno di indagine scientifica. Ma se analizziamo ciò che conosciamo dell'universo, scopriremo che la scienza ha compreso solo il 4% dello scibile. Il restante 96%, costituito da materia oscura ed energia oscura, rimane un enigma. È a questo punto che possiamo trarre una lezione dalla famosa storia di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. In superficie, il mondo in cui Alice e sua sorella leggono un libro rappresenta la realtà conosciuta e studiata dalla scienza convenzionale. Ma quando Alice segue il bianconiglio e precipita nel buco, entra in un mondo straordinario e non convenzionale, simile a ciò che accade quando ci avventuriamo oltre i confini del noto. Il buco del bianconiglio rappresenta la transizione verso una realtà alternativa che non può essere indagata con gli strumenti tradizionali. La scienza riduzionista, con il suo metodo galileiano basato sull'esperimento e la riproducibilità, non è sufficiente per comprendere il mondo sotterraneo, quello delle percezioni non sensoriali e delle esperienze spirituali. Bilancia e righello non possono misurare ciò che esiste oltre la materia visibile. Negli ultimi 124 anni, con l'avvento della fisica quantistica, abbiamo cominciato a esplorare questa nuova dimensione. La realtà, come la credevamo, non è più solida e deterministica. Il fenomeno dell'entanglement quantistico dimostra che due particelle possono influenzarsi a vicenda, anche a distanze immense. Questo ci porta a chiederci: esistono legami invisibili anche tra materia e spirito? Un altro concetto quantistico, la dualità onda-particella, ci rivela che una particella può comportarsi sia come materia sia come onda, a seconda dell'osservazione. Questa duplice natura può essere interpretata come una metafora dell'essere umano, una parte fisica e tangibile e una parte energetica e spirituale, invisibile ma reale. Se le particelle elementari possiedono questa duplicità, perché non potrebbe essere lo stesso per l'uomo? Il principio di indeterminazione di Heisenberg ci insegna che la realtà non è oggettiva e immutabile, ma influenzata dall'osservatore. Non è forse questo un riflesso delle antiche tradizioni spirituali che pongono la consapevolezza al centro dell'esperienza umana? La coscienza e l'intenzione potrebbero avere un ruolo più profondo di quanto crediamo nella creazione della nostra realtà. Nel contesto moderno ci sono fisici che cercano una teoria del tutto, una legge che unifichi le forze gravitazionali con quelle quantistiche. Se esistesse davvero un campo unificato che lega tutte le forze della natura, potrebbe essere lo stesso campo che connette l'essere umano alla dimensione spirituale. Il campo quantico, dove coesistono infinite possibilità, potrebbe non essere altro che il riflesso fisico di quella che alcune tradizioni spirituali definiscono infinita intelligenza e
ed infinito amore, come suggerito dal fisico Nassim Haramein. Un altro aspetto cruciale è che la scienza da sempre nasce dal mistero. Gli antichi scienziati non conoscevano le leggi che oggi ci sembrano banali. Erano spinti dalla curiosità di comprendere l'inspiegabile. Oggi forse la spiritualità rappresenta un nuovo mistero che la fisica non ha ancora esplorato completamente. La teoria dell'informazione quantistica e le ricerche sulla coscienza potrebbero un giorno far luce su fenomeni che oggi sembrano fuori dalla portata della scienza. Forse, come suggeriva Einstein, dovremmo rivedere la nostra concezione del divino, non come una forza separata, ma come una presenza che pervade ogni aspetto dell'universo. La ricerca scientifica del futuro potrebbe scoprire leggi universali che spiegano fenomeni spirituali come la coscienza, l'amore o persino la fede. Sarebbe una fisica non solo dell'universo esterno, ma anche di quello interiore. In conclusione, ciò che oggi chiamiamo spiritualità potrebbe, in un futuro non troppo lontano, essere vista come una scienza inesplorata. Spiritualità e fisica sembrano mondi separati, ma forse sono semplicemente due facce della stessa medaglia, una realtà più vasta che non abbiamo ancora imparato a conoscere. La ricerca della verità non deve limitarsi al mondo esterno. In ultima analisi, dobbiamo anche esplorare il nostro mondo interiore, la nostra coscienza, per andare a scoprire le connessioni profonde che ci legano all'universo, al mondo dello spirito, a Dio.